Credo che il mio primo dovere, prendendo la parola, sia di ringraziare gli amici Sgarbi e Paolucci di aver accettato di essere qui a questo dialogo. Buonasera. Esatto. Non ho la materia ardente con cui Gilberto, con cui Vittorio Sgarbi vive la sua vita tra arte e tensione civile. Sarei tentato per un momento di riprendere la sua strada e dire che in fondo, quando parliamo di restauro, parliamo in realtà del nostro modo di rapportarci al passato. C'è un modo di pensare, probabilmente un'etica alla base, che forse manca in qualcuno di coloro che vogliono usare il passato in modo, per così dire, abusivo e improprio, riproponendo una tematica e una convinzione che il Settecento ha scardinato, con l'idea della rifondazione totale e la cancellazione della memoria. Continuiamo a credere che inventare sia anche ricordare e che la proiezione nei movimenti in avanti, sia come diceva un estetologo, l'antichità come futuro. Che cosa vuol dire il rispetto del passato? Ha a che vedere con quello che intendiamo quando parliamo di rispetto di un libro in una lettura. Dicono gli intendenti che in un testo o in un dipinto, esistono dei vincoli oggettivi che non possono essere ignorati e dai quali bisogna partire per reinventare la scorciatoia di dimenticare il testo per farlo parlare in modo nuovo, non si propone nel momento in cui c'è qualcosa che viene affidato e passato sino a noi. Che cosa vuol dire essere responsabili del passato? Che cosa vuol dire il rapporto con le generazioni passate, di là dalla difficoltà di rapporto familiare? Assumiamo la nozione come una nozione problematica e avremo una serie di conseguenze. Prima di tutto ci vuole un'etica del passato e quindi un senso storico che non è più quello di tipo idealistico, ma probabilmente antropologico. Quando Vittorio Sgarbi parla di paesaggio, parla del contesto dentro il quale gli oggetti del passato trovano un senso. E il primo problema nel leggere il passato è di passare dall'oggetto a un sistema di cui faceva parte. E quindi il senso del passato è un sistema relazionale che prende coscienza del nostro presente e attraverso questa coscienza interroga il passato. Interrogo il passato nel modo più complesso, ma più diretto. Lo fa diventare senso per me, dubitando di continuo della mia capacità. Non mi arrogo il diritto del demiurgo rispetto al passato. Sono il custode di qualche cosa. Custode anche quando innovo, soprattutto quando innovo, poiché il problema vero è poi il dialogo con il passato. E nel dialogo con il passato non dovremmo essere inferiori. È la vecchia nozione che nella storia della cultura è il dibattito di secoli tra classicità e modernità. La modernità è qualche cosa che interpreta il passato e lo trasforma. C'è prima di tutto attraverso il moderno una reinterpretazione del passato. E quando gli storici come Huizinga parlavano di vedere il passato, di vedere la storia, intendevano qualche cosa che è l'educazione dell'occhio come entità culturale. Siamo delle entità culturali che si proiettano nell'analisi del passato e si traducono a questo punto la collezione di ciò che chiamiamo il passato.
i cosiddetti beni culturali, su cui poi sarebbe da intendersi, poiché solitamente pensiamo soltanto a oggetti estetici, mentre invece si tratta anche di altro, sono il passato che è giunto sino a noi. Il passato che è giunto sino a noi, che noi possiamo interpretare o ignorare. Noi possiamo muoverci dentro la realtà del presente, ignorando gli elementi del passato che danno senso al presente. Abbiamo gli occhi chiusi, per così dire, e anche l'architetto dovrebbe a questo punto piegarsi a una sensibilità che è architettonica perché di paesaggio. È dal paesaggio che conseguono una serie di conseguenze e un'idea dell'uomo e quelli che chiamiamo in altri decenni fa, era parola pregiudicata, dei valori che continuano. Lo aveva inteso benissimo e andrebbero sempre citati, ma letti, due grandi saggi di Carlo Cattaneo, La storia, le notizie civili e naturali di Lombardia, ripeto, notizie civili e naturali di Lombardia e La città come principio ideale delle storie d'Italia. È di qui che bisogna partire per poter dare delle conseguenze su quelle che sono delle decisioni che dobbiamo prendere su questa o quella scelta, su questa o quella rimozione. Sono gli insiemi che creano la cultura dalla quale si dipartono le ragioni tecniche, gli elementi possibili. E il volume, chiamiamolo quaderno per intenderci meglio, dando un tono più affabile anche nelle sue immagini spericolate, il volume che l'Istituto dei Beni Culturali presenta vorrebbe muoversi dentro questa logica, senza grandi proclami, ma in un lavoro effettivo che illustra le difficoltà e vede però sempre presenti gli insiemi, le logiche relazionali. In altri tempi si parlava di organizzazione dall'alto, oggi preferiamo parlare di organizzazione dal basso. Non parliamo di totalità, parliamo di molteplicità. I beni culturali sono il molteplice per definizione, dentro il quale dobbiamo mettere ordine e che non riguarda soltanto l'estetico. Abbiamo fatto un processo all'estetica, l'arte moderna è tutto un processo a quella che era la grande estetica tra 7 e 800. Abbiamo davanti a noi dei valori simbolici e dovremmo sempre tenere presente ciò che in una straordinaria analisi dell'idea di cultura e della sua decadenza nel presente diceva Hannah Arendt quando sosteneva che il bene culturale è il bene nel momento, è l'oggetto nel momento in cui non è più in uso, è l'oggetto sottratto all'uso che entra in un'altra dimensione che ha una funzione altamente simbolica e che ci trasmette delle ragioni umane. L'oggetto non si deumanizza, l'oggetto ci riporta continuamente a una mano che lo muove o che lo muoveva, è una presenza per così dire umana, è il dialogo tra le generazioni che si ricostituisce e che non rappresenta soltanto l'idea del bello, ma l'idea probabilmente, come pensava qualche romantico, dell'interessante, del significativo. E abbiamo bisogno di una visione ordinata degli insiemi che sono gli insiemi naturali, che sono nello stesso tempo umani. Il paesaggio naturale è per definizione umanizzato, è una lunga storia che si dipana dinanzi a noi e che ci dà il senso della varietà. Il quaderno che presentiamo è un esempio caratteristico di tutto questo, la straordinaria varietà e i problemi che comporta di ricostituzione di sapienze in parte perdute,
di ragioni artigianali senza delle quali non si può intervenire se non sbagliando in quello che è un oggetto semplice e apparentemente modesto. Si scopre la complessità di ciò che sembra semplice, la semplicità di ciò che è il mondo comune. E infatti ci sono interventi sui burattini, i burattini che possono diventare anche pupazzi televisivi, quindi arriviamo fino a quasi al nostro presente che si sta già estinguendo in un effimero passato, oppure si comincia, forse perché vuole essere un giro di quella parte, con le carrozze che si trovano nel museo, nei musei del Palazzo Farnese di Piacenza, realtà composita nella quale occorrono fare intervenire diverse competenze. Non c'è cosa più intricata che mettere insieme degli artigiani perché possano fare un lavoro che alla fine è un lavoro ordinato, che interpreta le cose in ciò che sono. L'artigiano, per quasi definizione, condivideva quello che il grande Goethe avrebbe chiamato la delicata empiria. Non cercare dietro i fatti, essi sono già la teoria. Il restauro comporta tutto questo e può muoversi nelle direzioni dei ricami o delle carte risorgimentali o delle selle di torneo del Settecento o le tappezzerie, e avanti di questo passo con competenze multiple che devono essere, per così dire, coordinate di là dalla ragione tecnica artigianale in un senso più profondo. E infatti questi lavori non nascono a caso, nascono attraverso un reticolato annuale di colloqui tra le province e i comuni che ne fanno parte e l'Istituto per i Beni Culturali, in modo da armonizzare quelle che sono le scelte che nascono dalla cosiddetta periferia, ma il bene culturale annulla l'idea di periferia rispetto al centro, e quelle che sono le ragioni tecniche, le ispirazioni per così dire più generali. Per quanto sappiamo, tentiamo di fare in modo che si dia ogni anno questa negoziazione, questa sorta di discussione, con un metodo che nasce nelle scelte dalle singole istituzioni, dalle singole comunità, ma che si rapporta poi a una logica più generale, che non è più una logica regionale, ma una logica, come diceva giustamente Vittorio Sgarbi, nazionale, dove vengono riproposte le ipotesi che vanno dalla vecchia teoria del restauro di Cesare Brandi fino alle pagine ancora da meditare di Giovanni Urbani e alla sua idea di una conservazione preventiva. Ma qui nasce un problema di cui i politici dovrebbero rendersi consapevoli. Il mondo dei beni culturali è un mondo straordinariamente ricco, ma insieme povero. È Sgarbi che nel suo libro recente, che è la sua cartografia del cuore, anche noi vorremmo poter parlare di una cartografia del cuore dell'Istituto, dice con massima indiscutibile l'Italia più bella è quella che non rende. Che cosa rendono i finimenti ripresi o la tappezzeria restituita al Palazzo Tozzoni di Imola? E che rapporto c'è tra il cosiddetto valore economico del bene, quando non è un bene opera d'arte, quindi difficile da valutare, e il costo della sua manutenzione? Non accade per caso che sia un costo sproporzionato rispetto al significato del bene. Tuttavia, se abbiamo assunto una responsabilità, dobbiamo tenervi fede. Ma se non comincia l'ipotesi del discorso culturale, che è la molteplicità dell'identità italiana, a prendere consistenza nella
modus operandi e soprattutto intelligenti dei politici, il problema sarà sempre questo, che la cultura è quella che viene decapitata, è quella che è sempre in coda, viene privata, quando dovrebbe essere in testa, se valgono una serie di ragioni che non sono le ragioni dell'estetica, ma le ragioni della storia e della vita civile e naturale, per dirla con il vecchio Cattaneo. Dobbiamo fare in modo che questa cultura si diffonda più vivamente. Dobbiamo far sì che una sensibilità architettonica ragionevole si imponga ai sogni delle invenzioni paradossali e qualche volta kitsch. Dobbiamo fare in modo che l'enciclopedia, di cui è un esempio questo repertorio di 30 o poco più casi, diventi patrimonio comune, a cominciare dalla nostra scuola. Il museo ha un significato diverso da quello tradizionale, o è un laboratorio dal quale escono alcune ipotesi, alcune ragioni e soprattutto un confronto, o è una realtà morta, come sostenevano le avanguardie, avendo in mente un altro tipo di museo. Io non ho da aggiungere altro, perché rischierei di diventare propagandista del quaderno che presentiamo.